Ciao, sono Marco, ho 16 anni. Sono Luca, ho 15 anni e sono il fratello di Marco. Frequento il ramo di pasticceria all'Istituto Alberghiero Angelo Berti di Verona. Studio a Borgo Trento, grafica pubblicitaria agli Stimattini. Nel 2016 mi è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta e da lì è cominciato un percorso non semplice, diciamo. E ho scoperto la mia malattia perché un pomeriggio mi faceva un forte dolore al fianco e dopo la sera non riuscivo neanche più a bere e a mangiare, allora mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava e mi hanno portato in ospedale per fare delle analisi e degli accertamenti per vedere se andava tutto bene. Dopo che ho scoperto di essere malato è cominciato un po' un calvario, perché era tutto uno spostamento molto frequente tra casa e ospedale e perché non potevo vedere tante persone, appunto perché ero più a rischio delle altre persone normali, fino a quando ho scoperto che il mio donatore compatibile per la donazione del midollo osseo era mio fratello. Quando ho scoperto di essere il donatore compatibile con mio fratello, all'inizio avevo paura perché non pensavo cosa andasse incontro. Ad aiutarmi a fare questo gesto è stata la mia famiglia che mi ha sostenuto con questa scelta. Il 6 settembre sono entrato in trapianto e il 7 ho subito effettivamente il trapianto di midollo osseo e da lì dopo è proseguito tutto il periodo post trapianto per tornare nuovamente a sorridere, insomma. Sono riuscito a guarire grazie al supporto della mia famiglia, ma anche fondamentale in questo percorso della mia vita è stato l'aiuto dell'associazione Abeo, che diciamo mi ha aiutato a rendere il percorso della malattia molto più leggero, ecco. La mia vita dopo il trapianto è cambiata, perché comunque sai quello che hai subito e quindi ti viene sempre un po' il ricordo in mente, anche se non ho mai cercato di abbattermi e di proseguire avanti per tornare a essere quello che ero prima e poter fare tutto quello che fanno i miei coetanei senza magari dover stare attento a non farsi male o girare senza mascherina, perché prima era pericoloso. Il gesto che ho fatto a mio fratello, sì, lo rifarei, perché donare significa aiutare, soprattutto se doniamo il sangue, il midollo osseo, possiamo aiutare altre persone e dopo essere felici perché abbiamo aiutato questa persona. Ad oggi sono diventato testimone ad Abeo e mi impegno per raccogliere fondi e per mandare avanti questa associazione in modo che i ragazzi che sono in cura e che verranno in cura, come sono stato io, e sia anche loro un po' la vita facilitata e questo percorso venga a essere più lieve e non traumatico come sarebbe in realtà.